Benvenuti a Toscana a tavola. Oggi ci troviamo nella splendida Prato, esattamente siamo nella piazza del Duomo e io vado a incontrare due guide d'eccezione. Luca Managlia, giornalista di Gola Gioconda. Buongiorno Luca. Buongiorno Daniela. E Veronica dell'associazione Artemia. Buongiorno Veronica. Buongiorno Daniela. Senti Veronica, in questa piazza, nel Duomo alle nostre spalle, c'è una reliquia molto importante. C'è esattamente la reliquia della Sacra Cintola, ovvero la cintura della Madonna, che è arrivata a Prato in seguito, intorno al 1170, in seguito a una dote di una giovane Gerusalemme che sposò un pellegrino pratese e che appunto tornò vedovo purtroppo, ma con una dote importante della moglie, e quindi questa reliquia è conservata oggi all'interno del Duomo. E senti Luca, invece da un punto di vista enogastronomico questa storia ha qualche racconto particolare? Beh, qui siamo nella piazza, in una delle piazze principali della città, dove nei pressi c'è questa famosa pasticceria dove sono state in qualche modo rielaborate, riscoperte le pesche di Prato, che però Veronica ci dirà dove sono nate effettivamente e quando soprattutto. Le pesche sono una celebrazione per l'unità d'Italia. Nella locanda Contrucci nel 1860, proprio per festeggiare l'unità d'Italia, si inventò questo dolce che ancora oggi noi possiamo fortunatamente mangiare, per poi è buonissimo. E la locanda era qui vicino? Era in Piazza Duomo, sì, esatto. Quindi qui, oltre diciamo a esserci il Duomo, sono nate anche le pesche, che direi non è poco. Ma raccontaci anche qualche altro aneddoto. Per esempio, che cosa ha di particolare l'orologio del Duomo? L'orologio del Duomo, intanto trovare un orologio su una facciata di una chiesa non è così ordinario, fu donato dai canonici del Duomo alla fine del 400 ed è un orologio che inizialmente aveva 24 ore incise con numeri romani nel marmo e poi, quindi si dice di gusto navale, per aggiornarlo poi diciamo al gusto più corrente furono apposte sopra 12 ore in bronzo, sempre in numeri romani, quindi fondamentalmente ha più di 24 ore incise sopra, ecco. 36, sì. E quindi diciamo con tutte queste ore che abbiamo a disposizione iniziamo il nostro viaggio enogastronomico per Prato e andiamo a scoprire cosa ci prepareranno i nostri chef. Caro Luca, oggi ti porto io in questa mia macelleria, che non è mia ovviamente, ma è bensì di Domenico. Buongiorno Domenico. Buongiorno, buongiorno a lei. E qui troviamo Gabriella e Francesco dell'Osteria Le 100 Buche che stanno scegliendo il prodotto che gli servirà per fare il piatto. Che cosa fa? Beh, faremo semplicemente dell'ampredotto cotto, che poi magari andremo nei dettagli e vi spiegherò come procedimento, per riuscire a realizzare un piatto un pochino innovativo. L'ampredotto lo sappiamo, lo sapete tutti, che è un prodotto toscanissimo, però noi lo vogliamo presentare rivisitato e un po' alla nostra maniera. Perfetto, senti Luca, cosa ne pensi del lampredotto? Beh, ha detto bene Gabriella, il lampredotto è un simbolo della gastronomia toscana, in specie fiorentina, sappiamo è un cibo di strada, appunto il quinto quarto è la cultura del riuso, giustamente, che i toscani sanno ottimamente fare, un prodotto saporito, ottimo se condito e fatto bene anche in cucina. Allora Domenico, intanto se ce lo prepari e ci dici anche quanto costa. Il lampredotto non lo facciamo, 6,90 il chilo. Il prezzo, la differenza trippa e lampredotto diciamo è marginale, perché il lampredotto e basta costa molto più della trippa, perché c'è un consumo di più, perché viene fatto i famosi panini. Poi nell'andare del tempo, una volta facevo il lampredotto con gli odori, la signora della ristorazione ancora meglio di me, oggi proprio è cambiato, lo fanno con i carciofi, viene fatto con le fave fresche, le polpette lampredotto, tortelli di lampredotto, tortelli con ripieno di lampredotto e sugo di lampredotto, che sono una, io l'ho assaggiato, veramente una specialità. Quindi la differenza sta solo nel fatto che il lampredotto praticamente viene più utilizzato della trippa?
è più particolare, più toscano la trippa, è un mangiare più toscano, perché la vecchia trippa, quando io vado a darci la trippa, tutta la trippa si fa la trippa, quella che viene fatta la trippa poi nella ristorazione viene fatta, non viene fatta la fiorentina, viene fatta in tanti modi, diciamo la parmigiana quando la fanno classia, mentre il lampredotto è proprio il classio da chiosco, da panino, da camionista, secondo me è uno dei mangiari insieme alle budellina più toscani possibile. Perfetto, allora ce lo prepari per favore, così noi andiamo insieme a Francesco, raccontaci un po' come ce lo prepari. Allora, verrà cotto nella maniera classica, quindi bollito con i vari odori, poi lo taglieremo julienne molto fine e andrà a ripenare dei fagottini di pasta fillo che poi verranno fritti e accompagnati con le salse tipiche, ovvero una salsa piccante e una salsa verde. Quindi tradizione e innovazione. Domenico, ci fai vedere anche una delle tue preparazioni per favore? Che mi ha incuriosito molto, gli schiaccini, ce li vai a prendere? Sì. Beh, Domenico, come ogni bravo macellaio, che deve preparare delle sue produzioni, quindi alla mia macelleria veramente si trovano delle cose molto interessanti, questi schiaccini molto bonini, come molto di cosa sono, anche la rima, un poeta. Cosa sono? Allora, gli schiaccini è una cosa molto, diciamo, banale, però molto buona anche da mangiare. Noi si prende della schiacciata, nel puro caso mi piace servirmi intorno ai negozi, diciamo negozi avvicinato proprio, roba varia, me le fa il forno qui vicino, mi fa della schiacciata, che fra l'altro vi presento, vi fa vedere come viene fatta. Si apre, si mette dentro della salsiccia fresca che facciamo noi, salsiccia fresca, diciamo proprio, mi provaso toscana qui ce la metto, e poi si mette dell'emmental a fette, si taglia dei quadratini e si mette con lo spiedino. Schiaccino mi è venuto a me dal nome che c'è la schiacciata, non sapevo il nome dagli perché si chiama lo spiedino, no perché lo spiedino si fa col pane, la carne, schiaccino perché c'è la schiacciata. E come lo cuoci? Allora questo qui va sempre, si può mangiare già così perché è schiacciata, salsiccia e emmental, quindi si può già mangiare così, però questo è molto buono, 8-10 minuti in forno da scaldare che si amalgama il formaggio con la schiacciata, automaticamente si mangia, poi è buonissimo da antipasto perché benissimo si può tirare fuori, preparare e fare un antipasto. Domenico, sei d'accordo che quando la salsiccia è molto buona, come in questo caso, va mangiata cruda? Ricordiamo, è veramente, la salsiccia cruda è veramente un must, anche se non si potrebbe, ma si potrebbe. Come tante cose, la salsiccia buona si può mangiare cruda. Dipende dalla qualità del prodotto, ovviamente. Allora, andiamo a mangiarla per tante cose, però qui c'è sale, pepe e un pino d'aglio. Cioè, carne fresca noi la facciamo svariate volte, invece è fallo, perché è proprio per averla sempre fresca. E quindi noi adesso prendiamo uno schiaccino e andiamo per benino a prepararlo. E ce lo mangiamo, però. Oggi parliamo di un prodotto del territorio, la farina Gran Prato. Siamo qui con Marco Bardazzi, presidente dell'associazione Gran Prato. Buongiorno Marco e grazie di essere venuto. Buongiorno a voi. Senti Marco, raccontaci un po' che cos'è l'associazione Gran Prato? L'associazione Gran Prato è un gruppo di produttori che si sono uniti nel percorso di filiera del grano, praticamente dalla coltivazione del grano alla sua trasformazione in farina, a poi all'uso della farina per produrre principalmente la tipica bolza pratese, tutto fatto a chilometro zero. E quanti produttori ci sono nell'associazione? Attualmente sono più di 20 aziende presenti, più una serie di soggetti, diciamo, sostenitori come ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altri. E da quando è che è nata l'associazione? L'associazione Gran Prato è nata da un'idea del Parco Agricolo di Prato nel 2011 come progetto sperimentale. Dal 2013 è appunto l'associazione Gran Prato che si è costituita, che gestisce questo progetto. Perfetto, e quindi avete anche il bollino che mettete sul pane prodotto con la vostra farina?
Sì, il bollino è stata un'esigenza di garanzia per il consumatore. Praticamente permette a chi acquista il pane Gran Prato di riconoscere a colpo d'occhio quello che sta acquistando. Ed è il nostro marchio di fabbrica. Qual è la differenza, diciamo, a livello gustativo, se c'è, tra una bozza prodotta con la farina Gran Prato e una bozza prodotta con una farina che non è del territorio? Allora, essenzialmente è stato riscontrato un gusto particolarmente intenso di questa farina, un sentore particolarmente minerale da chi veramente, diciamo, ha assaggiato in maniera consapevole questo pane. E poi non ci scordiamo i disciplinari di produzione, che praticamente con l'uso del lievito madre garantiscono la riuscita e la presenza di sapori e di profumi che di cui si era un po' persa la memoria. Perfetto, allora noi lasciamo Marco e andiamo in cucina. Ed eccoci alla ricetta di oggi, siamo qui con Francesco, buonasera Francesco. Buonasera. E con Gabriella dell'Osteria Le 100 Buche di Prato. Buonasera. Adesso ci raccontate che ricetta andrete a fare, il titolo della ricetta? Roll di lampredotto. Francesco, quali sono gli ingredienti? Allora, per il lampredotto abbiamo bisogno di lampredotto e degli odori che abbiamo messo in padella e in pentola. Quindi carota, sedano, cipolla e un po' di pomodoro. E poi l'accompagneremo con una salsa verde. Salsa verde la facciamo con un pochino di acciughe, un pochino di capperi, del pane imbevuto nell'aceto e l'ingrediente principale, il prezzemolo. E poi lo accompagniamo anche con una salsa piccante fatta con un peperoncino fresco e una cipolla arrostita che mettiamo nel forno e l'arrostiamo. E tutto il lampredotto verrà arrotolato in un involtino di pasta fillo e poi fritto. Perfetto, allora mentre Francesco inizia a preparare la ricetta, chiediamo subito che tipo di cucina è quella delle 100 buche? Diciamo, le 100 buche fanno una cucina toscana molto rivisitata, ci rifacciamo ai piatti toscani, però li proponiamo con nuove tecniche di cottura, in particolare attingiamo in parte a prodotti del territorio. E quindi, come in questo caso, abbiamo un prodotto tradizionale come il lampredotto, però reinterpretato. Reinterpretato, esatto. E vediamo. Una versione molto moderna, se la vogliamo chiamare così, e anche un pochino più leggera. Vediamo quanto è veloce il nostro Francesco. Un secondo, quindi andiamo a preparare la salsa verde. Quindi prendiamo il prezzemolo, un pochino delle acciughine sott'olio, poi capperini. Il pane l'hai ammollato nell'aceto? Sì, il pane l'ho ammollato nell'aceto e lo lascio riposare un attimo. Poi dopo lo andrò a strizzare. Qua ci metto del ghiaccio. L'ingrediente segreto? Sì, per lasciarlo un pochino più verde. Così. Perché mantiene inalterato? La clorofilla rimane molto verde. Adesso andiamo a mettere un po' di pane ben strizzato. Però non ci metti l'uovo? No, l'uovo no, non, personalmente preferisco senza. E poi andiamo ad aggiungere un bel po' di olio extravergine d'oliva. Ok, e adesso andremo a frullare il tutto. Questa, diciamo, è la preparazione della salsa, di una delle due salse, vero? Esatto, quell'altra è una salsa leggermente piccante, fatta con peperoncino, che insieme alla salsa verde danno un tocco diverso al sapore della... Uno spunto in più. Uno spunto in più, esatto.
Senta, e la pasta fillo voi la usate solo per questo piatto oppure anche per altri piatti? La pasta fillo è una pasta fatta di farina e acqua e la usiamo per tantissime altre nostre creazioni in cucina. Quindi usate appunto ingredienti anche diciamo non del territorio per esaltare però in maniera nuova la tradizione. Esatto, esattamente così. Dov'è il ristorante? Il ristorante si trova a Prato, in zona Santa Lucia, in via degli Abatoni. E da quant'è che è aperto? Sono 7 anni, è a conduzione familiare all'interno di una ristrutturazione industriale che è stata fatta intorno al 2005 e che poi è terminata nel 2010 e appunto il 30 di maggio del 2010 ha aperto l'osteria Le 100 Buche insieme a altre situazioni commerciali e abitative. Intanto vediamo il nostro Francesco con quale velocità sta tagliando questo peperoncino. Questo peperoncino mi servirà per condire il lampredotto che abbiamo ovviamente già cotto perché ha tempi di cottura di circa 2 ore e mezzo, 3 per improfumarlo bene con tutti gli odori e quindi, scusami, l'abbiamo già cotto e tagliato a julienne molto fine. Questo è il nostro lampredotto e basta solamente condirlo, quindi con appunto un pochino di peperoncino fresco, un pizzico di sale, bene, e un po' del nostro olio. Quindi questo diciamo è l'ingrediente dell'involtino? Sì, questo è il suo ripieno. Adesso lo andiamo a girare, a amalgamare bene. Mentre invece poi per la salsa piccante tu usi il peperoncino e... Allora, salsa piccante è molto semplice, peperoncino, olio, e un pizzico di zucchero e un pizzico di sale e lasciamo andare molto molto lentamente per diverse ore anche quella salsa. E noi per ovvi motivi l'abbiamo già fatta, il risultato è questo qua. Un colore stupendo, com'è che rimane così? Perché c'è veramente, è molto piccante. Sì, è abbastanza piccante, usiamo dei peperoncini come potete vedere freschi e abbastanza forti anche come sapore, ma ne andremo a mettere soltanto un pizzico. Per esaltare appunto il contrasto. Sì, anche perché la tradizione toscana vuole che nel panino al lampredotto ci sia la salsa verde e la salsa piccante. Perfetto, e adesso andiamo a comporre... Adesso andiamo a comporre, la Gabriella vi farà vedere come arrotolare l'involtino. Gabri, vieni di qua, per favore. E nel mentre, comunque, mentre cuoce il lampredotto, la cipolla la mettiamo nella stagnola e la mettiamo nel forno abbastanza alta, temperatura abbastanza alta, così che si bruci proprio e poi dopo un'oretta la scartiamo e la andremo a tagliare a petali. Se... ora poi vediamo dopo, poi dopo. Vediamo... Intanto vediamo che ha diciamo bagnato i lati della pasta. Perché la pasta fillo, si parlava prima, è fatta di acqua e farina, quindi si secca con molta facilità. E per aderire ha bisogno sempre della parte umida. Quindi si forma una sorta di caramella. Esatto. Un fagottino. Possiamo dare qualsiasi forma, però in questo caso noi la diamo di questa caramella. Adesso lo stiamo friggendo con un olio molto caldo sui 170-180 gradi. È una cottura abbastanza breve, soltanto per croccantizzare la nostra pasta fillo e in circa un paio di minuti avremo il nostro involtino pronto. Sì, come vedete lo mettiamo a scolare, lo mettiamo ad asciugare nella carta. Qui abbiamo il nostro risultato, questo. Perfetto. Qua con la colorazione va benissimo. Intanto la Gabriella sta continuando ovviamente a preparare altri involtini che andranno a finire a comporre il piatto, saranno 3 involtini. E quanti strati di pasta fillo vengono uniti? Uniamo 2 strati per avere un'aderenza migliore alla carne del lampredotto.
Perfetto, una volta diciamo così fritti i tre involtini, che cosa come si servono? Intanto friggiamo. Allora li rimettiamo a friggere gli ultimi, poi niente, li saliamo e andremo ad agiare un po' di salsa verde alla base e poi niente, comporremo il piatto. Allora, no, per questo, per il piatto di questo ho scelto quell'ardesia lì, se gentilmente me la puoi passare. Certamente, grazie, eccolo mille. Qua. Questa ardesia qua. Ecco, il piatto praticamente è pronto. Comincia per favore a riepilogare gli ingredienti. Allora, per riepilogare gli ingredienti abbiamo bisogno di, per la salsa verde, acciughe, capperi, pane imbagnato con dell'aceto e prezzemolo. E per invece il lampredotto, i suoi odori, ovvero carota, sedano e cipolla e un po' di pomodoro da mettere nel brodo, poi della pasta fillo per arrotolarlo, per la salsa piccante peperoncino fresco, zucchero e un pochino di sale. Andiamo a comporre il piatto. Perfetto, allora qua abbiamo la nostra salsa verde, con un cucchiaio la prendiamo e andiamo a disegnare il nostro piatto schizzandolo un po' in quella. Poi la nostra salsa piccante, scusami, e anche questa però un goccio, solo qualche goccettino per far vedere. È un piatto patriottico, ecco, un rosso e verde. Sì, sì, diciamo proprio di sì. Adesso prendiamo il nostro roll, che è qua, ci aggiungiamo un pizzico di sale e uno, lo tagliamo a metà. Così vediamo l'interno. Così vediamo l'interno, l'interno è questo qua, questo è il nostro lampredotto. Perfetto. Adagiamo uno così, di qua e di là, e questo anche lo tagliamo a metà e lo mettiamo un po' sparso. Perfetto, allora questo è... Non ci dimentichiamo la cipolla. La cipolla che è stata, scusa, condita soltanto con sale e olio. E questi sono dei petali che adagiamo sul piatto. Perfetto. Questo è il nostro lampredotto. Benissimo, allora prendi il piatto e andiamo a farlo assaggiare a Luca. Perfetto, lo passo alla Gabriella. Prego Gabriella, andiamo. Ed eccoci qua per l'assaggio finale del piatto. Gabriella mette il piatto per Luca. Vieni, mettiti pure seduta qua. E sentiamo cosa ci dice Luca di questo piatto variopinto. Intanto, visivamente ti piace? Molto, molto carino, devo dire, questa specie di, appunto, di bastoncini di lampredotto fritto danno un'idea davvero interessante. Vado però a immergerlo un pochino nella nostra salsa verde per amalgamare bene i gusti. Intanto lasciamo Luca assaggiare in tranquillità il piatto preparato dall'Osteria delle 100 Buche e presentiamo Eleonora, che è la nostra sommelier, che ci presenta il vino in abbinamento al piatto. Sì, salve. Io per questo piatto molto particolare avrei pensato a un vino del Montalbano, un Chianti Montalbano per l'appunto, un Sangiovese in purezza 100% proveniente da vitigni che hanno un'altitudine media fra i 250 e 400 metri sul livello del mare. Perfetto, che azienda è? L'azienda è tenuta a Cantagallo, della famiglia Pierazzuoli. E per quali caratteristiche ha questo vino? Questo vino è sicuramente ben abbinabile a questo piatto d'entrata, perché è un vino che fa solo acciaio, quindi un vino molto fresco, dai caratteri molto floreali e molto profumati. Intanto puoi continuare pure a mescere, passiamo il vino intanto a Luca, puoi continuare a mescere il vino, grazie, e sentiamo cosa ne pensa Luca di questo piatto.
un piatto molto buono che si sposa con la grande tradizione del lampredotto in Toscana e nella zona appunto di Prato e di Firenze. E faccio i complimenti perché appunto è un modo di preparazione anche diverso, sinceramente, perché appunto siamo abituati poi a mangiarlo sempre nel solito panino, invece un modo gustoso, divertente e assolutamente piacevole di proporlo. Quasi all'orientale, diciamo così, per la forma, ricorda un po' gli involti di primavera, no? Sì, ma non, in questo non bisogna assolutamente aver paura di dirlo, è un modo accattivante di proporre un piatto e un ingrediente soprattutto della tradizione toscana. Perfetto, allora noi a questo punto brindiamo con questo vino alla prossima puntata di Toscana a tavola. Alla prossima! Alla prossima!